Ricatti sessuali online, numeri in crescita, coinvolti sempre di più gli adolescenti attraverso i social network, oltre un centinaio gli episodi registrati negli ultimi mesi dalla polizia postale. Sabato da Bolino Nero, quello di domani lungo le autostrade del nord-est per il controesodo estivo, previsti 175.000 transiti sulla rete di Autovie Veneto. A Pordenone fa discutere l'ascensore di Largo Cervignano, i residenti del quartiere Cappuccini lamentano disagi, costretti a far chilometri per raggiungere negozi e farmacie. Medioevo a Valvasone, presentata questa mattina la 30ª edizione dell'evento, si parte venerdì 2 settembre con la tradizionale cena medievale. Tra le novità, l'apertura delle porte fin dalle 12 di sabato, presenti nelle tre giornate 30 tra artisti e gruppi di spettacoli itineranti, a centinaia i figuranti. I titoli del telegiornale di TPN, ben ritrovati in diretta come sempre. 339 euro al megawattora, il record storico del gas segnato oggi ad Amsterdam, mercato europeo di riferimento. Torna a salire dunque il prezzo e accende di fatto anche la campagna elettorale, ma soprattutto le preoccupazioni di famiglie e imprese per i rincari che già sono arrivati con situazioni addirittura di 4-5 volte superiori a soli 12 mesi fa. Ne parleremo, visto che è allo studio del governo un nuovo intervento, un nuovo provvedimento che possa venire incontro chiaramente alla situazione, ma c'è preoccupazione anche a livello europeo. Ci sarà un vertice tra i ministri proprio dell'Unione Europea per far fronte alla situazione, un record mai toccato fino ad ora. E poi il West Nile con 301 casi in tutta Italia, 227 sono in Veneto, anche a Pordenone, notizia di oggi, un caso. Ci sarà una disinfestazione straordinaria nella notte tra lunedì e martedì, ne parleremo anche con il contributo del sindaco per fare il punto della situazione. Weekend che potrebbe essere all'insegna del maltempo, quello in arrivo, l'estate che ormai verso la fine con gli appuntamenti. Abbiamo sentito a Valvasone e Arzene, ma poi insomma ci sono le città del vino del Friuli Venezia Giulia che si accingono a chiudere gli appuntamenti. Apriamo però subito il telegiornale con la notizia di apertura: in aumento i casi di ricatti sessuali online, il cosiddetto sextortion. Sono oltre un centinaio gli episodi registrati negli ultimi mesi. Il servizio di apertura, Edoardo Anes. Negli ultimi mesi stanno vertiginosamente aumentando i casi di sextortion, ovvero i ricatti sessuali online in danno di adolescenti attraverso i social network. Sono già oltre un centinaio le segnalazioni ricevute dalla polizia postale. Sono minori per lo più tra i 15 e i 17 anni e anche più piccoli. Si tratta di un fenomeno di solito rivolto al mondo adulto, con un enorme potenziale di pericolosità perché oggi colpisce vittime minorenni, tanto fragili quanto inesperte. Sempre più spesso la curiosità sessuale dei ragazzi li trasporta in un incubo fatto di ricatti, richieste insistenti di denaro e minacce di distruggerne la reputazione, diffondendo sui social immagini sessuali ottenute tramite live chat. Tutto inizia con qualche chattata con profili social di ragazze e ragazzi gentili e avvenenti, apprezzamenti e like per le foto pubblicate. Si passa poi alla video chat e le richieste si fanno man mano più spinte. Nei giorni seguenti il martellamento online include la richiesta di somme di denaro, anche esigue, con la minaccia che in caso di mancato pagamento il materiale sessuale verrà diffuso tra tutti i contatti, gli amici e i parenti. Le vittime, intrappolate tra la vergogna e la paura che le immagini intime possano essere viste dai loro contatti, tendono a tenersi tutto per sé, a non confidarsi con nessuno, in particolare con i genitori. Per questo motivo il fenomeno è sottostimato, perché la denuncia impone ai ragazzi un disvelamento ai genitori che a volte appare più doloroso delle minacce e dell'estorsione. I consigli che dà la polizia postale sono quelli:
di mai cedere al ricatto pagando le somme richieste, non smetteranno di chiedere denaro se si paga, ma anzi capiranno che disponibilità economiche si faranno più insistenti. Non bisogna vergognarsi per aver condiviso immagini intime con sconosciuti, a quell'età si è curiosi e inesperti, e spesso le persone che fanno queste cose sono criminali organizzati che non conoscono le fragilità dei ragazzi. Non cancellare i messaggi scambiati con gli estorsori, non chiudere i profili social su cui si viene contattati, ma fare gli screenshot delle conversazioni, delle minacce e del profilo dell'estorsore. Fare una segnalazione sull'apposito portale per chiedere aiuto. Da soli è più difficile risolvere questo tipo di problemi. È utile parlare con i genitori o con un adulto di fiducia che sapranno come essere di aiuto per gestire la situazione. Infine, chi ha più di 14 anni può sporgere una denuncia anche in modo autonomo in qualsiasi ufficio di polizia. Questi dunque i consigli delle forze dell'ordine. Un vasto incendio boschivo si è scatenato poco prima delle 11 di oggi a Caneva, in località Lama di Carpeno. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pordenone con due mezzi boschivi e due autobotti. Vista l'estensione del rogo è stato richiesto l'intervento di due elicotteri, di cui uno della protezione civile. Le operazioni di spegnimento sono durate circa 3 ore. Sul posto anche i volontari della protezione civile per dare supporto via terra e i carabinieri per tutti gli accertamenti. L'intervento dei pompieri si è concluso dopo le 15 con la bonifica dell'area incendiata, che da una prima stima riguarda 2 ettari di bosco. West Nile: salgono a 227 i casi confermati in Veneto, 14 decessi in totale, le vittime sono per lo più uomini sull'80. Continuano intanto gli interventi di disinfestazione contro le zanzare in Friuli Venezia Giulia. West Nile. Ammontano a 227 i casi di virus registrati e confermati in Veneto, dei quali poco più della metà di semplice febbre, 123, e i restanti 104 della forma neuroinvasiva. La febbre del Nilo occidentale sembra aver colpito in modo forte soprattutto gli uomini. I 14 decessi registrati hanno visto come vittime persone dell'età media di 83-84 anni, per quasi l'86% di sesso maschile. E quanto emerge dal report diffuso nelle scorse ore dalla Direzione Regionale Prevenzione. Sono inoltre 25 i casi confermati nei donatori di sangue, che vengono testati prima del prelievo. In Friuli Venezia Giulia, dove i casi West Nile e Usutu sono al momento 16, proseguono gli interventi di disinfestazione nelle aree dove sono state individuate colonie di zanzare infette o trovati animali positivi al virus, come a Degliacco, frazione di Tavagnacco. Si valutano anche operazioni nella destra Tagliamento, a Prata, Pravis Domini e Sacile. E anche Pordenone aggiungiamo noi la notizia del giorno: un caso con una disinfestazione straordinaria a Valle Noncello, ma ce ne parla il sindaco stesso Alessandro Ciriani. La Direzione Regionale della Salute ha emanato oggi pomeriggio una direttiva con la quale annuncia che nell'area di Valle Noncello, tra la notte di lunedì e martedì, verrà effettuata una disinfestazione straordinaria delle zanzare. Questo perché? Perché si è registrato un caso di West Nile e quindi è necessario intervenire con gli strumenti straordinari. Voglio però dire alla popolazione che non c'è alcun problema, la situazione è sotto controllo, non occorre manifestare alcun allarmismo. Solitamente non si possono fare questi trattamenti perché sono proibiti, cioè si possono agire solamente attraverso i cosiddetti larvicidi, quelle azioni con le pastiglie il comune fa regolarmente nelle caditoie e nei tombini. In questo caso, essendoci un caso conclamato, si procede in via straordinaria. Ci sono però alcune prescrizioni che i cittadini devono rispettare per le quali chiedo collaborazione. Cioè quella di non esporre magari i cani nei giardini in quei giorni, neppure mettere cibo per gli animali fuori, di non mettere la biancheria esposta all'esterno, e di non raccogliere ortaggi e frutta, almeno attendere 72 ore da quel momento, magari non andare nei parchi perché c'è stato appunto il trattamento anti zanzara, e comunque di lavare bene, accuratamente, verdura, ortaggi e frutta. Oltre a questo, il Comune ordinariamente continua nell'operazione dell'avvicidio. Dal 31 agosto ci sarà anche un'operazione gestita sempre dalla Direzione Salute per un ulteriore avvicidio mirato e molto più potente, chiamiamolo così, sempre nell'area di Valle Noncello. Chiedo quindi collaborazione, scusandomi per il ritardo, ma l'ho saputo solamente adesso,
Chiedo collaborazione ai cittadini perché la disinfestazione riguarderà le aree pubbliche e le aree private. Collaborazione, pazienza e la scrupolosa attenzione nei confronti delle prescrizioni che prima ho citato. Boscaiolo colto da malore, ruzzola una decina di metri tra gli alberi, è accaduto questa mattina attorno alle 11 nel Bellonese al Casone de Antruiles a dare l'allarme. Un collega localizzato a 1550 metri di quota, l'equipe medica e tecnica del soccorso alpino è intervenuta raggiungendo l'uomo, un 59enne della Val di Zorlo, prestandogli le prime cure, imbarellandole, poi trasferendolo all'ospedale di Belluno. Chiede la conversione della patente di guida straniera, ma la polizia scopre che era contraffatta. Denunciato un uomo e sanzionato anche per guida senza patente. Si era rivolto ad un'agenzia di pratiche automobilistiche di Pordenone per convertire la patente di guida rilasciata dalle autorità della Repubblica Ceca, ma il documento si è rivelato falso. A finire nei guai un 35enne straniero residente nel Trevigiano. La vicenda è iniziata alcuni mesi fa, quando il giovane aveva richiesto la conversione del titolo di guida, che a prima vista sembrava essere valido. Ma da un controllo approfondito da parte dei funzionari della motorizzazione civile insieme agli agenti di polizia di Stato è emerso che c'erano molteplici differenze rispetto alle patenti rilasciate dalle autorità competenti. Infatti è stata accertata la contraffazione del documento. Inoltre, in seguito ad altre verifiche relative all'effettivo conseguimento del titolo di guida, gli agenti della Polstrada di Pordenone hanno scoperto che il 35enne non aveva mai conseguito la patente. E come se non bastasse, lo stesso, convocato per accertamenti alla stazione di polizia stradale, si è presentato alla guida di un'auto. Nei suoi confronti è scattata subito una denuncia alla Procura della Repubblica di Pordenone per uso di atto falso, a cui si è aggiunta una multa da 5.100 euro per guida senza patente, insieme al ritiro del documento di circolazione del veicolo. Il mezzo è stato posto sotto sequestro amministrativo per la confisca, in quanto il 35enne era già stato sorpreso alla guida della stessa auto il giorno di Ferragosto in provincia di Brescia. A Treviso, operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato un laboratorio tessile gestito da più di 10 anni da imprese straniere cosiddette apri e chiudi. I finanzieri del Comando Provinciale di Treviso hanno concluso un'operazione che ha consentito di sequestrare un laboratorio tessile gestito in condizioni di assoluto degrado e con diversi fattori di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nel corso dell'intervento i finanzieri del gruppo Treviso hanno anche posto i sigilli a 10 quintali di scarti tessili disseminati in ogni angolo dei locali aziendali e a 45 macchinari per la lavorazione dei capi d'abbigliamento. Il laboratorio, delle dimensioni di circa 130 metri quadri distribuiti su due livelli, situato nel comune di Breda di Piave, era privo di aerazione e uscite di sicurezza, carente dei più elementari requisiti igienico-sanitari e dotato di impianti elettrici non a norma. I dipendenti rintracciati negli immobili vicino al laboratorio lavoravano in uno stato di degrado, circostanza che ha permesso di far ipotizzare agli inquirenti lo sfruttamento dei lavoratori stessi. L'amministratore della ditta pertanto è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Treviso. A seguito di indagini approfondite, dopo aver portato a termine la ricostruzione delle aziende che nel tempo hanno gestito il laboratorio tessile, è emerso che queste cambiavano ogni 2-3 anni dopo aver maturato rilevanti debiti con il fisco. Si tratta di vere e proprie imprese apri e chiudi che, dopo essere divenute insolventi con l'amministrazione finanziaria, hanno trasferito personale e macchinari nella successiva impresa costituita ad hoc, che ha continuato a operare sempre nello stesso luogo con gli stessi clienti e fornitori, ma cambiando solo il nome e la partita IVA. Significativa la circostanza che le aziende, tutte gestite da cittadini stranieri, abbiano accumulato in 12 anni debiti con l'erario per circa 1 milione di euro. Il sequestro d'urgenza, eseguito con il supporto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, è stato convalidato dal Tribunale di Treviso.
8 quintali di sigarette sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Venezia. Si tratta di prodotti privi del sigillo del monopolio di Stato che avrebbero fruttato sul mercato illegale almeno 150.000 euro. L'indagine è partita da un'operazione dei finanzieri che hanno intercettato un corriere all'atto di consegnare dei pacchi in un condominio nel centro di Mestre. All'interno c'erano confezioni di sigarette per 240 kg che provenivano dall'estero ed erano indirizzate a dei nominativi di fantasia. Quattro persone sono state ritenute responsabili del commercio illegale e denunciate per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri con l'aggravante della transnazionalità. Vacanze quasi finite, o perlomeno per la maggior parte dei vacanzieri, previsto un controesodo. Domani traffico da bollino nero lungo le autostrade del nord-est. Ultimo sabato da bollino nero sulla rete autostradale di Autovie Venete per questa stagione estiva in vista del ritorno dalle ferie per la maggior parte dei turisti. È previsto traffico intenso in alcuni momenti della giornata, specie a partire da metà mattinata fino al tardo pomeriggio, anche critico con formazione di code lungo la carreggiata ovest, ovvero da Trieste a Venezia. Queste le previsioni della concessionaria autostradale per il weekend ormai alle porte, che ha calcolato in circa 175.000 i transiti nella giornata di domani, sabato 27 agosto, come avvenuto nel sabato precedente, che ha visto 177.000 passaggi. Al controesodo dei vacanzieri di ritorno dalla Croazia, dalla Slovenia, dalle località balneari friulane e venete, si mescoleranno le ultime partenze per le mete estive oltre ai pendolari del mare. I riflettori sono puntati sulla barriera dell'Isert, dove si prevedono 40.000 transiti tra entrate e uscite, sulla Tisana complessivamente quasi 30.000 passaggi e su San Donà con quasi 20.000 transiti. Un miglioramento della situazione è previsto già da sabato sera per l'intera giornata di domenica 28, caratterizzata comunque da bollino rosso. Rallentamenti si potrebbero verificare sempre in ingresso alla barriera dell'Isert e in entrata al casello di Latisana. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle ore 8 alle 16 di sabato e dalle ore 7 alle 22 di domenica. Autovie raccomanda di rispettare le semplici regole per la sicurezza stradale al fine di evitare quanto più possibile eventuali incidenti stradali. Paolo Tassan Zanin è sindaco di Aviano, grazie per essere in nostra compagnia. Sindaco, visto che si parlava prima di turismo, facciamo anche un bilancio sul Piancavallo. Sì, buonasera a lei. Siamo diciamo quasi alla fine insomma, della stagione estiva e anche abbiamo fatto un po' una fotografia di quanto fatto e messo in piedi anche assieme all'altro assessore competente, l'assessore Andrea Menegoz. Effettivamente il bilancio è stato positivo in termini di presenze, di fruizione, e c'è stata anche una buona sinergia ad esempio con la macchina comunale, che ha adottato un po' i suoi controlli, il suo monitoraggio sul territorio, oltre che anche un aspetto un po' manutentivo arricchito per dare il giusto lustro alla località turistica che tanto sta meritando. È ovvio che tutti noi conosciamo il Piancavallo per la parte diciamo del cosiddetto turismo bianco, però anche in quest'estate ha dato un'ottima risposta anche per il periodo estivo. Vi sono state anche alcune manifestazioni, così coerentemente con il nostro programma di un turismo inclusivo, sì, che bene si presta per il Piancavallo, che ha dato le prime soddisfazioni. Oggi quindi la retta è positiva, il clima è positivo e speriamo continui in questa direzione. Abbiamo aperto con notizie non molto positive legate al caro gas, ma diamo anche qualche notizia positiva, l'abbiamo fatto anche con alcuni suoi colleghi nei giorni scorsi, relativamente ai fondi del PNRR, ma soprattutto agli interventi sulle scuole. Per quanto riguarda il suo comune, sindaco, cosa può dirci? Allora, effettivamente Aviano sta affrontando due importanti tematiche per quanto riguarda le scuole elementari e le scuole medie, in particolare per quest'ultima iniziativa, il rifacimento di questi plessi, che sono notizie ovviamente importanti per un comune, sono naturalmente sfide che si ripetono ogni 30-40 anni, quindi quando affronti questo tipo di battaglie, di sfide, effettivamente c'è molta attenzione da parte della cittadinanza. Come amministrazione siamo riusciti, diciamo, in questi primi due mesi a far pubblicare sul sito del comune il bando per la progettazione. Quando si parla di scuole, naturalmente si parla di lavori con importi elevati e quindi anche con gare di progettazione e di esecuzione performanti come procedure. Naturalmente ci sono percorsi tecnico-amministrativi da rispettare, alle volte un po' già sono materie appunto delicate e quindi è necessario seguirle giorno per giorno per potersi far sì che si vada avanti in questa progettazione, perché per arrivare in fondo ad un'opera bisogna effettivamente iniziare i lavori, ma la fase fondamentale è quella della progettazione.
progettazione, in particolare oggi in questo momento dove il caro materiali, che riverbera quindi sui prezzi e sui costi del progetto, incide in maniera determinante. Anche perché su alcuni progetti questo stesso rincaro, insomma, diventa determinante a distanza di mesi. Assolutamente, quando affronti un'opera pubblica il caro materiali incide su due fasi fondamentali: la parte progettuale, che non ti permette ad esempio di chiudere il progetto nella copertura economica, primo caposaldo, per poi andare in gara. Però c'è una fase determinante anche in fase esecutiva, dove hai già un contratto in essere, hai un operatore economico che esegue le opere e naturalmente incide sull'andamento del contratto, del programma e del lavoro. E naturalmente la stazione appaltante deve fare di tutto per poter garantire ciò che è dovuto per norma, ma che consente anche effettivamente nel rapporto fra le parti di arrivare poi all'ultimazione delle opere, perché l'obiettivo ovviamente è che queste opere non si blocchino, si arrivi alla fine, alla soddisfazione, per poter dare ai cittadini quello che si aspettano da quest'opera pubblica. Grazie e buon lavoro al sindaco di Aviano. Grazie a voi. Paolo Tassanzanin, grazie per essere stato in nostra compagnia. Cambia il tempo a nord-est, allerta gialla in Veneto per il bacino Alto Piave, ma insomma anche poi sulla costa, in particolar modo nella giornata di domenica, previsti rovesci temporali nel fine settimana anche in Friuli Venezia Giulia. L'ultimo fine settimana di agosto sarà all'insegna dell'instabilità atmosferica in una larga porzione del bel paese. Tra le aree dove è atteso il maggior rischio temporale ci sono le regioni del Triveneto. Per quanto riguarda il Veneto, è in corso da oggi pomeriggio e durerà fino alla mezzanotte di domenica l'allerta gialla per criticità idrogeologica che interessa il bacino Alto Piave, in provincia di Belluno. Per questa sera sono previsti rovesci e temporali sparsi sulle Dolomiti e più locali sulle Prealpi, ma il tempo che da domani dovrebbe estendersi anche nell'area centrale della regione, per passare a quella costiera nella giornata di domenica. Peggioramento graduale in previsione anche in Friuli Venezia Giulia, dove piogge e temporali dovrebbero presentarsi in modo deciso a partire da domani sera, per poi continuare domenica. Sempre domenica dovrebbe registrarsi un calo generale delle temperature massime. Pietro Tropeano è presidente del Consiglio Comunale a Pordenone, perché insomma si concludono gli eventi che riguardano le porte aperte in municipio. Quale insomma anche il sentore e soprattutto l'importanza, no, di questi eventi? Ma sicuramente il Palazzo Municipale è uno dei più bei palazzi della città. Merita rispetto e soprattutto merita molte attenzioni, e di questo se ne è fatta carico l'amministrazione. Proprio nelle prossime settimane verrà iniziato un restauro conservativo del palazzo, della facciata del palazzo, che effettivamente la vediamo ogni giorno, è una facciata che ha tutto il peso di oltre 700 anni. Verrà restaurato anche l'orologio e quindi rivedremo un palazzo municipale finalmente nella sua magnificenza. Un palazzo che, come avevamo detto la scorsa volta, è stato il centro, il cuore di tutti gli avvenimenti della città nei secoli dal 1291, in quando è cominciato la costruzione, fino a oggi. Vi ricordo la loggia è stato un luogo dove si sono svolte tutte le situazioni sia amministrative, sia pubbliche, sia giudiziarie della città fino oltre il 1700. Poi il piano della sala consiglio, il piano che adesso è occupato dai consiglieri comunali, dove facciamo i consigli comunali, ha avuto tantissimi usi prima di diventare appunto quello che è attualmente sede del consiglio comunale. Inizialmente è stato addirittura un deposito di granaglie. Nel 1300, nel 1400 il grano era qualcosa di introvabile e si metteva all'interno proprio della sala consigliare e diventava un oggetto di scambio. Poi è diventato un deposito di armi, lì c'erano tutte le armi della città e venivano fatte le parate militari con le armi del Consiglio. E infine la cosa più bella, forse direttore, intorno al 1600 è diventato un teatro. Pordenone non aveva un teatro e allora si è deciso di fare il teatro della città nell'attuale sala consigliare. Addirittura è stato fatto anche una sorta di palchetti a rientrare.
militare dove si poteva benissimo accedere, c'erano le rappresentazioni tra cui quelle del famoso scenografo Gozzi e tutto questo è la storia di Pordenone all'interno del palazzo, quindi qualcosa di bellissimo che andiamo un po' a rivivere proprio con queste visite guidate che facciamo ogni terzo, quarto sabato del mese all'interno del palazzo. Naturalmente il palazzo è stato ha avuto diverse traversie, vi ricordo che all'incirca nel 1600-1700 ha avuto finalmente una versione definitiva. Noi vediamo il blocco centrale, quello lì del balconcino e dell'orologio, non c'erano prima del 1600, non c'erano, sono venuti nel 1600 e ha avuto questa bellissima conformazione dove vediamo il balconcino, dove vediamo l'orologio con i due mori che dà veramente una parvenza, vediamo le due ali che dà una parvenza veramente di una struttura armonica. Con la ristrutturazione finalmente si vuole sopperire a quello che era un difetto, ma non un difetto, era l'anzianità della struttura. Vi ricordo che l'ultima ristrutturazione fra virgolette era venuta ai tempi del terremoto negli anni 70-80, dove appunto c'erano state appunto delle lesioni. A che ora domani? Domani non lo facciamo, domani non ci sarà perché abbiamo deciso di il periodo elettorale e lasciamo tranquillo insomma il tutto. Comunque poi comunicherò le date prossimamente perché effettivamente abbiamo intenzione di procedere ed è bene che questo sia vissuto da tutta la città. Grazie Pietro Tropea. Grazie a lei direttore, un saluto alle amiche e agli amici che ci seguono da casa. Ci torneremo sicuramente sull'argomento, break pubblicitario e poi apriamo una pagina politica. Rieccoci con l'informazione di TPN, 339 euro al megawattora, il record del gas di oggi, toccato ad Amsterdam che è un po' il mercato europeo di riferimento e c'è preoccupazione non solo attualmente con le bollette in crescita sul fronte delle imprese e delle famiglie, ma c'è preoccupazione soprattutto anche per i mesi a venire. Si teme un autunno 2022 ancora più caro sul fronte bollette, il prezzo del gas è tornato a correre, l'impennata si riflette anche sul costo dell'energia elettrica. Anche l'Italia risente molto del forte rincaro dei prezzi di gas ed elettricità. Secondo le previsioni dell'Autorità per l'Energia, il prossimo autunno i prezzi sarebbero destinati a raddoppiare. Il caro energia sta assumendo il profilo di una vera emergenza con costi che nel giro di un anno sono triplicati e con prospettive di ulteriore peggioramento. Le misure fin qui adottate dal governo non sono sufficienti a riportare il costo entro livelli di sostenibilità e pertanto Confcommercio Nazionale ha chiesto il potenziamento dei crediti di imposta già a partire dal terzo trimestre 2022 nell'ambito della conversione del decreto legge aiuti bis. Da parte sua Confcommercio FIPE ha deciso di lanciare l'iniziativa Bollette in vetrina con l'obiettivo di informare i consumatori e più in generale i cittadini sulla situazione di difficoltà che le nostre imprese continuano a vivere dopo oltre due anni di misure restrittive dovute alla pandemia. Di fronte a una fase di rinnovata emergenza, spiega il presidente di Confcommercio Udine Giovanni da Pozzo, si intende stimolare le imprese ad esporre sulle vetrine dei propri locali l'ultima bolletta di luce o di gas o di entrambe quelle relative allo stesso periodo di un anno fa. A tale scopo è stata predisposta una locandina sotto cui appendere le bollette. L'invito di Confcommercio Udine è a partecipare all'iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica e i media. Il gas accende anche la campagna elettorale. Emanuele Loperfido, coordinatore di Fratelli d'Italia in Friuli Occidentale, bentrovato. Insomma, la ricetta per quanto concerne il centrodestra in questo senso qual è? Tre minuti. Allora, ci tengo intanto a sottolineare una cosa, che fino al giorno in cui non sarà in carica il nuovo governo, attualmente il Premier Draghi è ancora in carica con i ministri del suo governo. Questo perché lo dico? Perché se tutti coloro i quali oggi in campagna elettorale hanno delle ricette, bisogna ricordare che sono tuttora al governo, potrebbero fare qualcosa in questo momento, perché c'è un'escalation che di giorno in giorno fa aumentare i prezzi delle bollette energetiche e vediamo che i cittadini in tasca hanno sempre meno. È una situazione drammatica perché chi ne paga le conseguenze sono le imprese e le famiglie.
e quindi nel momento in cui sono questi due attori che sono coinvolti, veramente l'economia potrà avere seri problemi. Qual è la soluzione di Fratelli d'Italia, della leader Giorgia Meloni? Siccome ovviamente se facessimo soltanto a livello italiano un price cap, un livellamento, un limite al prezzo del gas, di certo poi ci sarebbero altri prezzi a livello europeo. E allora, che essendo appunto un'azienda, un settore guidato da aziende private, di certo la concorrenza porterebbe a favorire chi ha prezzi diversi. Quindi una politica europea per fare in modo che tutti quanti assieme, visto che stiamo subendo tutti questo contraccolpo a livello europeo dell'innalzamento dei prezzi del gas, venga decisa a livello europeo questa soluzione per mettere un tetto massimo, anche perché siccome l'interesse principale di tutti gli stati europei è quello di tutelare l'economia dei paesi, se non si mette un limite veramente la situazione rischia di diventare drammatica. Sulle famiglie invece? Ma guardi, sulle famiglie intanto bisogna intervenire per fare in modo che non sia la tassazione a far salire ancora di più il livello delle bollette. Sulle famiglie bisogna sicuramente venire incontro, perché nel momento in cui le famiglie che già arrivano appena appena a fine mese si ritrovano ancora meno soldi nelle tasche a causa delle bollette, iniziano a dover risparmiare da altre parti. Non vorremmo che dovessero iniziare a risparmiare sulla salute, sulla scuola e sugli indumenti, perché qua iniziamo veramente a far rischiare le famiglie di affrontare un brutto inverno. Quindi intervenire subito per tutelare con un prezzo limitato a livello europeo, fare in modo che le bollette abbiano, come ha definito la leader Meloni, ci sia un prezzo di cittadinanza, ovvero prezzo massimo per garantire la cittadinanza ai cittadini di poter vivere tranquillamente e serenamente di fronte ad una crisi che di certo non è voluta da Fratelli d'Italia, ma è causata anche da un'Europa molto fragile a livello politico. Ed ecco perché per noi candidarsi, governare il paese, essere protagonisti a livello europeo è una soluzione per cercare di sopravvivere rispetto a queste tematiche molto delicate che stiamo affrontando. Grazie a Emanuele Perfido per essere stato con noi. Nei nostri studi Deborah Serracchiani, che rappresenta il Partito Democratico, in questo caso la coalizione di centro-sinistra, sempre sul tema relativo al gas e alle famiglie. Rincaro energia, c'è preoccupazione per cittadini e imprese in vista dell'autunno. Serve un tetto al prezzo del gas? Sì, lo abbiamo chiesto, lo ha chiesto il Presidente Draghi a livello europeo, però il Partito Democratico ha fatto una proposta in più che tra l'altro ieri proprio il Presidente Draghi ha supportato, e cioè noi oggi ancora leghiamo il prezzo dell'energia elettrica al gas. In realtà in Italia soltanto il 40% dell'energia elettrica viene prodotta col gas, il resto dalle energie rinnovabili e tra altre energie. Quindi abbiamo detto disaccoppiamo il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, questo serve a farne abbattere il prezzo, e poi fissiamo un tetto a livello nazionale al costo dell'energia elettrica. E poi abbiamo proposto anche il contratto sociale che serve per le microimprese e per le famiglie, ricavare dalle energie rinnovabili l'energia vuol dire anche l'energia elettrica pagare di meno, almeno il 50%. E poi abbiamo detto un credito d'imposta importante per le aziende, soprattutto quelle energivore, ma serve anche dare risorse. E quali sono invece le proposte del PD sui redditi, in particolare per aumentare il margine di spesa e quindi far girare l'economia? Noi abbiamo un problema strutturale, negli ultimi 20 anni siamo il paese europeo in cui i salari sono cresciuti di meno, per cui è chiaro che oggi l'intervento è ancora più necessario, perché abbiamo un'inflazione che ormai viaggia quasi a due cifre, per cui l'intervento che abbiamo chiesto è un taglio del costo del lavoro tale da mettere nelle tasche dei lavoratori e delle lavoratrici italiane una mensilità in più, per far fronte adesso all'emergenza del caro prezzi, e poi ovviamente un taglio del costo del lavoro che ci renda competitivi anche sul mercato internazionale. In questo contesto si inserisce anche la possibilità della paga minima, quindi insomma il reddito minimo? Oltre ad una mensilità in più abbiamo detto che ci sono poi degli stipendi che vanno comunque aumentati, ad esempio abbiamo detto che gli insegnanti italiani debbano prendere quanto prende la media degli insegnanti europei, quindi aumentare intanto quegli stipendi. Poi c'è il tema del salario minimo, ci sono dei lavoratori che non hanno contratti collettivi nazionali, c'è una direttiva europea che dice fissiamo un salario minimo per questi lavoratori anche per combattere i cosiddetti contratti pirata, noi siamo assolutamente d'accordo, ci sono diverse proposte di legge a cui abbiamo lavorato in questi anni. Oggi è il momento di poterla mettere in pratica. Italexit invece cosa propone? Bentrovato ad Antonio Iracca. Buonasera, grazie.
Ecco, in questo momento stiamo assistendo a questo rincaro bollette che purtroppo ricadrà sulle famiglie e sulle imprese in questo autunno imminente. Purtroppo, oltre a dover riscontrare che ci saranno notevoli difficoltà, è necessario ribadire alcuni aspetti. Il governo attuale e anche tutti coloro che hanno supportato questo governo sono responsabili di questa situazione, in quanto non è possibile intervenire sempre in maniera emergenziale. Bisogna comprendere che attualmente l'unico intervento possibile sarà quello dello Stato, ma purtroppo uno Stato che non ha a disposizione gli strumenti burocratici e normativi tipici di uno Stato sovrano potrà fare ben poco. Vorrei ricordare soprattutto lo strumento del price cap che la Commissione europea ha imposto all'Italia, uno strumento che per far sì che l'Italia possa accedere ai prezzi calmierati, imporrà all'Italia di accumulare risorse per circa l'80% della propria capacità, ma risorse acquistate a prezzo pieno e a prezzo attuale, per poi, una volta effettuata questa operazione, condividere con tutti gli altri paesi dell'Unione Europea che potranno accedervi a prezzi calmierati. Quindi Italexit propone una politica energetica che guarda a lungo termine, una politica energetica che considera sia le risorse in disponibilità del territorio italiano, ma soprattutto una politica che tenterà di snellire la burocrazia per poter far sì che le famiglie e le imprese possano accedere a tutti gli incentivi per l'efficientamento energetico sia di immobili industriali che domestici. Questo accedere a questi incentivi farà sì che le famiglie potranno risparmiare fino al 30% del costo in bolletta. Vorrei ricordare inoltre che queste problematiche non sono problematiche solamente relative all'ultimo periodo. Noi come Italexit, tramite il senatore Paragone, avevamo proposto addirittura l'eliminazione degli oneri di sistema dalle bollette, ma all'epoca il ministro Patuanelli, allora al MISE, ignorò questa nostra proposta, facendo sì che allora questa percentuale, che era importante nelle bollette dell'epoca, fosse mantenuta a carico degli italiani, dei cittadini italiani. È possibile farlo da subito questo? Questo è un programma, come ho detto prima, a lungo termine. Purtroppo la dura realtà è quella che si dovrà intervenire in maniera statale con dei supporti alle famiglie e alle imprese, ma purtroppo i limiti dell'appartenere a questa Unione Europea faranno sì che questi interventi potranno fare ben poco. Grazie ad Antonio Racà per essere stato con noi. Sul tema sentiamo anche il Movimento 5 Stelle. Grazie a voi. Il prezzo del gas è arrivato a 250 euro per megawattora e quello dell'energia elettrica a 600 euro per megawattora. Questi prezzi sono 10 volte quelli di aprile 2021 e purtroppo renderanno un autunno difficilissimo per famiglie, imprese e intere filiere industriali, che in mancanza di interventi seri e tempestivi rischieranno appunto il collasso. Mentre gli altri partiti rispolverano proposte che si basano sui combustibili fossili, sulle fonti inquinanti non rinnovabili e sul nucleare, inutilmente rischioso con la tecnologia che oggi è disponibile e con tempistiche di realizzazione molto lunghe, ignorando oltretutto la volontà dei cittadini italiani che si sono già espressi ben due volte con un chiaro no al nucleare e inoltre senza sapere neanche dire dove, come e quando si dovrebbero realizzare gli impianti né specificare dove andrebbero stoccate le scorie radioattive. Noi del Movimento 5 Stelle, al contrario degli altri schieramenti politici, abbiamo delineato nel nostro programma un percorso chiaro, nuovo e realizzabile, basato su misure sia a breve che a medio termine. Nel breve termine bisogna permettere alle aziende energivore di acquistare energia a un prezzo calmierato. Poi bisogna anche incidere in modo sostanziale sugli extraprofitti delle aziende energetiche, perché non è tollerabile che ci siano aziende che hanno realizzato il 600% dei ricavi, mentre sempre più famiglie non riescono a pagare le bollette e aziende che sono costrette a chiudere per il costo dell'energia. Bisogna poi fissare un tetto al prezzo del gas in Europa e questo siamo stati i primi a proporlo e a promuoverlo. È necessario poi slegare il prezzo dell'energia elettrica dal prezzo del gas e rendere il prezzo del gas indipendente dal TTF, cioè dal prezzo della borsa olandese.
E poi ci sono misure a medio termine come rinnovare il patrimonio urbanistico migliorandone l'efficienza energetica anche con l'aiuto del superbonus e promuovendo e incentivando poi anche la cultura del risparmio energetico, gli investimenti in energie rinnovabili, l'autoproduzione e le comunità energetiche. Queste sono le proposte concrete che vogliamo continuare a portare avanti e che sono messe nero su bianco nel nostro programma. È in fase di microfono anche Gianluigi Bettoli di Unione Popolare. Chiedo anche a lei, insomma, una presa di posizione sul tema chiaramente del gas in questa giornata anche un po' storica, un po' insomma lo è del tutto. Cosa ne pensi? Sì, una spiegazione su cos'è Unione Popolare, che è un nome nuovo che mette insieme il Movimento Civico Napoletano DEMA, che De Magistris è il capolista, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Risorgimento Socialista e un gruppo di parlamentari che si chiama Manifesta e che è uscito in 5 Stelle. Allora, che dire di questa cosa? Quelli che sono stati al governo e che hanno parlato prima dicono che si potrebbe fare eccetera eccetera, giusta la critica e allora fatelo visto che ci siete in questo periodo. Però il problema sono le cause. Primo, perché c'è questo disastro? Perché c'è la guerra e il nostro paese è in guerra, perché noi diamo armi a una delle parti che sono in guerra e stando da questa parte e partecipando all'embargo contro la Russia ci siamo chiusi i rubinetti da soli. E questo è un esempio anche dal punto di vista militare di assoluta incapacità di chi sta al governo, perché non puoi fare la guerra a chi ti vende il gas e poi dire oddio non ce lo danno più. Secondo, perché comunque le speculazioni sul gas, sul petrolio eccetera durano da tempo e vanno oltre la guerra. Faccio un esempio che è presente a tutti. Quasi tutti i vaccini in Italia sono di alcune multinazionali americane, a iniziare dalla Pfizer, e li hanno fatti costare 25 volte il loro costo. Con quello che si è pagato la Pfizer si vaccinava tutto il pianeta, invece che solo tutta l'Europa, il che dal punto di vista epidemiologico è un'assurdità, perché se la gran parte del pianeta non è vaccinata, avere vaccinato solo il nostro pezzo è assurdo dal punto di vista questa sanitario. Questa ovviamente è la sua posizione. No? Assolutamente. Stiamo sul gas. No. Ma di questo stiamo parlando, del gas. Perché c'è questa questione? Perché c'è anche questa questione della guerra? Perché gli Stati Uniti vogliono venderci il loro gas che producono attraverso una procedura ecologicamente distruttiva come il fracking, cioè vanno giù, spaccano tutto a livello esplosivo, distruggono il pianeta, hanno un sacco di metano da venderci. Guarda caso, vedi l'equilibrio che è diventato disequilibrio dollaro-euro. 30 secondi, ecco. E l'ultima cosa è questo: perché non si può intervenire in questo momento? Perché a partire dagli anni 90, che sono gli anni dell'impoverimento dei redditi dei lavoratori italiani, l'unico paese d'Europa dove i redditi reali siano calati, avendo privatizzato tutto, noi adesso abbiamo un Enel, un Eni, eccetera, guadagnano e distribuiscono utili, mentre prima quelle che erano aziende pubbliche, vendute in primo luogo da Draghi negli anni 90, non guadagnavano ma tenevano bassi i prezzi. Bene. Grazie a Gianluigi Bettoli di Unione Popolare per essere intervenuto al telegiornale. Anche Italia Viva propone insomma delle soluzioni al tema. Caro del gas e anche dell'energia elettrica, bollette alle stelle, esercenti che sono preoccupati, quali insomma la vostra proposta e la vostra posizione sul tema? Noi crediamo che su questo tema non ci sia assolutamente spazio per propaganda elettorale o spot che lasciano il tempo che trovano. Servono proposte concrete che abbiamo scritto nel nostro programma e che in questi giorni Carlo Calenda ha spiegato benissimo. Da un lato occorre proseguire sulla fissazione di un tetto del gas, tetto che deve essere necessariamente europeo, e quindi chiunque proponga soluzioni solo nazionali sa di proporre qualcosa di irrealizzabile se non addirittura controproducente.
Dall'altro lato, noi crediamo che si debba agire in maniera diversa sull'energia che produciamo con il gas e sull'energia che produciamo da fonti rinnovabili. Lì è possibile intervenire con un meccanismo che riduca notevolmente, anzi, secondo i nostri calcoli, di mezzi il costo dell'energia elettrica, in maniera veloce e rapida, in attesa degli investimenti che invece ci serviranno per ridurla a lungo termine. Avrà visto insomma anche la difficoltà delle imprese, soprattutto che si sono ritrovate un vero e proprio salasso da pagare. Sì, in questi giorni purtroppo ho visto e diciamo e ho ricevuto segnalazioni da tante famiglie, ma soprattutto imprenditori, anche quelli soprattutto del settore alberghiero qui della in piena stagione estiva. Sono delle bollette che sono più che raddoppiate e che in alcuni casi sono rendono davvero impossibile far tornare i conti e poter così garantire anche il lavoro ai propri collaboratori. È una situazione tragica che va affrontata immediatamente con pragmatismo. Ripeto, chi pensa a soluzioni sovraniste, e mi riferisco in particolare ovviamente alle proposte che arrivano dalla coalizione di centrodestra da un lato, ma anche chi pensa che si possa andare avanti senza fare investimenti seri e si permette quindi di dire no ai rigassificatori, e mi riferisco in questo caso a un pezzo della coalizione di centrosinistra, entrambi propongono delle cose che non porteranno immediato beneficio a questi imprenditori e a queste famiglie. Ugo Rossi rappresenta Vita, cosa ne pensa? Buonasera. Sì, io su questa tematica, oltre diciamo, a parlare da candidato, sono anche un ingegnere civile ambientale, esperto di energie rinnovabili, energetica e sostenibilità. Tant'è che da Consiglio Comunale di Trieste, Trevi, che è una delle anime che ha fondato Vita, avevo già in anticipo sui tempi proposto una mozione a fine 2021 che mi è stata bocciata all'urgenza e tutt'oggi ancora in discussione proprio sull'aumento di gas, luce, le bollette dei cittadini, chiedendo di creare un fondo comunale in supporto a imprese e aziende, ma perché avevo già visto lungo. E perché ci ho visto lungo? Perché questi piani e anche la guerra in Ucraina che è scoppiata a causa della volontà egemonica degli Stati Uniti d'America e della NATO, comportavano ovviamente delle conseguenze. Ad oggi dalle forze politiche ovviamente del sistema, anche dalla finta opposizione di Fratelli d'Italia, si continuano a sentire finte soluzioni. Non si va al nocciolo del problema, che è nel nostro programma di Vita, cioè liberare il paese, la nazione, da una schiavitù. Noi siamo una colonia NATO, siamo una colonia degli Stati Uniti d'America e quindi fino a quando non ci liberiamo da questa schiavitù, torniamo a essere liberi e sovrani, usciamo dalla NATO, manteniamo una posizione geopolitica internazionale neutrale e torniamo a ovviamente allacciare rapporti geopolitici con la Russia, perché chi vi dice che attualmente possiamo fare a meno del gas e del metano vi sta mentendo. Queste le conseguenze le state subendo sulla vostra pelle, parlo alle parte IVA, agli imprenditori, ai cittadini che stanno vedendo gli aumenti veramente folli. Quindi fino a quando noi non ci liberiamo come paese da questa egemonia americana, ci liberiamo quindi da questa volontà di continuare a provocare la Russia e distruggere rapporti geopolitici che dovrebbero invece puntare sulla cooperazione internazionale, sono soltanto chiacchiere. Quindi per questo, oltre a occuparci ovviamente di altre tematiche, nel programma di Vita c'è la piena ovviamente attuazione della Costituzione italiana, l'uscita dall'euro e dalla NATO, quindi ripristino delle sovranità monetarie, economiche e geopolitiche, e poi bisogna avere un piano, una visione strategica nazionale e puntare nel periodo di 5-10 anni magari a un'autosufficienza. Bene. Non possiamo dall'oggi al domani puntare tutto sulle energie rinnovabili, ve lo dico da esperto, e quindi attualmente non possiamo fare a meno del metano. E le soluzioni che ci stanno proponendo l'Europa e questi partiti veramente chinati
a queste politiche neoliberiste europee vi stanno continuando a mentire. Bene. Per questo, senza uscita dalla NATO e dall'euro, non c'è nessuna soluzione. Grazie Ugo Rossi per essere stato con noi. Chiudiamo questa pagina politica. Torniamo a Pordenone. L'ascensore di Largo Cervignano è al centro di alcune prese di posizione da parte dei cittadini che lamentano un malfunzionamento, difficoltà a raggiungere negozi e farmacie, ma su questo il comune anche dice la sua. Allora, tutto nel servizio. È di nuovo bloccato da ieri alle 14 l'ascensore di Largo Cervignano a Pordenone. Ma non è una novità per i residenti della zona, costretti ad allungare la strada di chilometri per raggiungere farmacie e negozi, perché l'accesso più rapido al sovrappasso ferroviario di via San Vito ogni 2-3 giorni non funziona. Il problema riguarda anziani che si muovono solo in bicicletta o a piedi, ma anche disabili in carrozzina e mamme col passeggino, i quali per andare a fare la spesa o dal medico sono obbligati a fare un giro molto più lungo. La farmacia più vicina infatti si trova oltre un chilometro di distanza. Io non ho né macchina né niente, mi tocca, ho in bicicletta e basta. Io ho difficoltà perché ho anche una certa età, faccio fatica anche a fare le scale. Devo prendere 2 autobus andare e 2 a tornare. Quindi anche la strada diventa lunga? No, anche costosa. E si procrae da decenni, da quando l'ascensore è stato installato, è sempre così. Siamo arrivati a quest'estate che addirittura i pompieri e l'ambulanza, per quelle persone che stanno male, che non c'è a reazione su questo qua che ha inquadrato lei, non c'è ossigeno. In merito a questo, l'assessora competente Cristina Mirante ha affermato che era stato previsto già nel 2021 lo stanziamento di 70.000 euro per modificare l'intero sistema, ma con l'aumento dei prezzi il costo del progetto è aumentato di 110.000 euro. Fondi che il comune ha recuperato riuscendo così a completare la fase di progettazione. Per i 2 vani ascensori verrà quindi creato un sistema di raffrescamento e riscaldamento per evitare che si blocchino a causa dell'aumento o della diminuzione delle temperature. Inoltre, considerato che a causare guasti sono spesso gli atti vandalici di qualche teppista, verrà installato un sistema di videosorveglianza collegata alla centrale operativa delle forze dell'ordine, in modo da poter intervenire sul momento. L'obiettivo, ha spiegato Mirante, sarebbe di completare il tutto entro Natale. Intanto però i residenti restano in difficoltà. Dovevo andare via, ma non avevo voglia alle 5:30 di andare a fare il giro del globo. Dovevo andare in viale Grigoletti, ecco, non sono andata. Oggi, adesso fra poco, devo andare in corso Garibaldi e faccio il giro del globo. Devo andare dalla dottoressa e faccio il giro del globo. C'è una notizia riguardante Pordenone, perché il comune ha reso noto che è arrivata l'autorizzazione a sospendere il bando relativamente alla questione della Bolkestein, in rinnovo, lo ricorderete, delle concessioni demaniali, dopo insomma anche le proteste. Lo ha reso noto appunto il sindaco, è arrivato dalla regione, ha detto Cirani, una nota che permette di sospendere il bando in attesa di una norma regionale che faccia chiarezza nell'attuale babele giurisprudenziale. Dunque, attualmente sono molte le strade che si possono percorrere, ma tutte queste sono disseminate di punti interrogativi e possono dare adito a potenziali ricorsi. Serve pertanto un chiarimento giuridico che consenta ai comuni di agire con serenità e secondo un quadro di riferimento preciso. Dunque arriva l'autorizzazione, la sospensione del bando. Sul tema anche il Movimento 5 Stelle, che è appunto intervenuto sottolineando come appunto dopo aver aperto una possibilità soluzione a seguito delle proteste dei commercianti, il sindaco aveva poi fatto retromarcia dichiarando che il bando non sarebbe stato toccato. Ora dicono i pentastellati un cambio di rotta. Abbiamo parlato prima delle politiche, in particolar modo più che altro della montagna. Entriamo nuovamente sul tema con Chiara D'Agiau, che è consigliera regionale del PD. Cosa ne pensa anche su questo? Politiche relative alla montagna.
Buonasera direttore, buonasera ai telespettatori. È un tema molto interessante che ci riguarda molto da vicino. Sappiamo che le aree interne a livello nazionale occupano il 65% del territorio con un 35-40% della popolazione e quindi insomma sono delle situazioni molto particolari. Che cosa c'è da dire? Tutte le difficoltà di cui abbiamo parlato prima, anche la crisi energetica, i costi delle varie cose, in montagna si acuiscono e ciò che crea problema in pianura, che in questo momento sono le crisi climatiche, il problema della transizione oltre che ecologica, anche quella digitale e i problemi demografici, in montagna esplodono in maniera ancora più significativa. Oggi c'è un interessante iniziativa a Paluzza con Fabrizio Barca che parla proprio, diciamo, il creatore del forum delle diseguaglianze, e la parola diseguaglianza si adatta molto bene a quella che è la situazione della montagna. Quali sono le cose che possiamo fare? Attraverso le aree interne vengono convogliati grossi investimenti in queste aree che hanno a che fare soprattutto con la sanità, con la mobilità, i trasporti e con la scuola, a cui la Regione affianca poi investimenti per lo sviluppo. L'elemento chiave è considerare che non si devono solo costruire opere, ma elaborare vere e proprie strategie. Noi abbiamo tre aree interne, una sono le valli Dolomiti Friulane, nella Val Canale, Canal del Ferro, e l'altra è l'Alta Carnia. Ecco, le strategie, ci è voluto un po' di tempo, sono pronte, adesso si tratta di attuare quelle cose, ma direi che soprattutto va perfezionata la nostra capacità di individuare degli indicatori di risultato per capire se queste ingenti risorse che mettiamo sono finalizzate, vanno a buon fine, perché non basta trasferire denaro, non basta, bisogna anche di volta in volta tarare questa strategia. Credo che gli obiettivi fondamentali che si devono ottenere è, primo, aiutare a far restare le persone in montagna, ma non è sufficiente. Per farle restare dobbiamo sicuramente aumentare le offerte di lavoro, in particolare per le donne, perché questo consente anche di mettere al sicuro quelle che sono le difficoltà demografiche. Oltre che restare, dobbiamo far ritornare in montagna e quindi far godere per esempio anche dei benefici che sono nati dall'esperienza del Covid, dove abbiamo cominciato ad apprezzare i luoghi più vicini, ma in maniera sporadica, mentre dobbiamo rendere stabili, e dall'altra parte aumentare l'attrattività facendo arrivare i giovani lì, proprio perché si possono creare, soprattutto attraverso la digitalizzazione, dei luoghi in cui lavorare in un ambiente che qualitativamente è molto elevato. Grazie Chiara Daggiau per essere stata in nostra compagnia. Ha presentato questa mattina nel castello di Valvasone il programma del Medioevo, rievocazione storica, giunta quest'anno alla sua 30ª edizione. Manca una settimana esatta alla rievocazione storica del Medioevo a Valvasone, un'edizione speciale perché è il 30° anniversario. Cosa dobbiamo aspettarci? Al di là del fatto che la manifestazione ripercorre quelli che sono i vecchi capisaldi delle altre manifestazioni, noi diamo sempre ogni anno qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, nell'allestimento, quindi nella struttura, piuttosto che nel tema o nel teatro. Quest'anno il teatro è improntato su Leone e Lupo, che abbiamo già proposto a giugno, ma avrà un taglio prettamente medievale, quindi toglieremo tutte quelle che sono state le immagini digitali e la situazione, diciamo, che era troppo moderna. Per il resto, cena medievale il venerdì sera, con pietanze rigorosamente medievali. Il sabato pomeriggio, quest'anno apriamo la manifestazione già a mezzogiorno, a differenza degli anni scorsi che era la serata, e per dar modo agli spettatori di godere di un'altra giornata solare, quindi con la luce solare. Perché il fascino di Valvasone è sia di giorno, dove vengono apprezzati soprattutto gli spettacoli nel paese e nel brolo, quindi in questo campo di battaglia che è situato al di fuori delle mura, e
poi godere di quello che è l'incanto del fuoco, delle candele che si accendono la sera. Una manifestazione che dura da 30 anni e che addirittura viene imitata. Sì, è stata una sorpresa anche per noi avere l'amico Pierluca da Casorezzo, sindaco, che mi ha contattato perché voleva scoprire come si organizza una rievocazione storica. Ha l'ambizione di poterla riproporre anche nei suoi territori, quindi questa è stata veramente una grandissima sorpresa e insomma sapere di essere diventati anche scuola fa molto piacere. In generale sono 3 giorni in cui il borgo si anima. Questo è il dubbio, già negli anni difficili del Covid comunque abbiamo superato le 20.000 presenze, ma questo animarsi è dettato dal fatto che sono tantissimi volontari, tantissime le persone che si impegnano e poi per la qualità dell'evento, la magia della notte con l'illuminazione con le fiaccole, gli eventi pensati per le famiglie, per i bambini, il mercato degli animali, è una grandissima occasione di festa, di stare assieme e di divertirsi e immergersi in uno dei borghi più belli d'Italia. Da 30 anni sostenete questa manifestazione e oggi siete stati anche insigniti di un bel riconoscimento. Sì, un bel riconoscimento proprio per i 30 anni di nostra presenza e di sostegno a una manifestazione che ha contenuti dal punto di vista culturale, dal punto di vista promozionale del territorio e di questo territorio molto importanti. Una banca cooperativa che naturalmente vede in queste manifestazioni un arricchimento del territorio stesso. Qui si parla anche di coesione sociale, abbiamo un borgo intero che si mette in piazza per questi 3 giorni di festa e quindi la nostra banca non poteva non dare una mano, non sostenere con forza questo evento. Grazie per averci seguito, era questo l'ultimo servizio, rimanete con noi, previsioni del tempo, poi la programmazione continua, ci rivede come sempre con il telegiornale del Nord-Est, arrivederci. ARPA Friuli Venezia Giulia, vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni. Sul Triveneto è presente aria umida negli strati medio-bassi, mentre in quota si ha una leggera diminuzione della temperatura. Ciò determina instabilità nelle ore pomeridiane e serali. Andiamo nel dettaglio. Sabato 27. Al mattino tempo probabilmente stabile, specie su pianura e costa, con cielo in genere poco nuvoloso. Dal primo pomeriggio variabilità con possibili rovesci sparsi e locali temporali. Le temperature. Le minime sulla pianura tra 19 e 22, sulla costa tra 22 e 25 gradi. Le massime sulla pianura tra 29 e 31, sulla costa tra 26 e 29 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 20, a 2000 metri 13 gradi. Domenica 28, cielo in genere variabile su tutta la regione. Di notte e poi dal pomeriggio saranno possibili rovesci sparsi e locali temporali, mentre in mattinata avremo tempo probabilmente migliore con ampie schiarite. Temperature massime in calo, previsione in parte incerta. Le temperature, le minime sulla pianura tra 17 e 20, sulla costa tra 20 e 22 gradi. Le massime sulla pianura tra 25 e 28, sulla costa tra 23 e 25 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 17, a 2000 metri 11 gradi. Grazie!